Giuseppe Pierro è il patron di Ad Maiora. 20 anni di successi. 20 anni fa com'era e dopo 20 anni com'è? 20 anni fa era un sogno, era qualcosa di non esattamente identificabile. Quando abbiamo dato vita e messo i primi mattoni di Ad Maiora, io con Giuseppe Calabrese. E questo sogno piano piano è diventato realtà, ovviamente con tanto lavoro, tanta progettualità, tanta lungimiranza, senza mai perdere troppo il sorriso. Quanti siete oggi? Oggi siamo un bel po', siamo oltre 100 collaboratori, contiamo di arrivare nel prossimo settembre-ottobre almeno a 120-130, abbiamo 7 sedi in tutta Italia, abbiamo quasi 100.000 clienti che periodicamente comprano i nostri prodotti. Ad Maiora, Giuseppe Calabrese è già socio di Ad Maiora negli anni passati, poi ha fondato un'altra casa editrice che si chiama 2.0 2.0. edizioni. L'esperienza con Ad Maiora è stata formativa? È stata totalizzante, sì, per 15 anni abbiamo iniziato insieme, 15 anni fa, poi diciamo col tempo, come tutte le storie, mettiamo come tutte le relazioni, poi ci sono momenti di cambiamento che ci hanno portato a separare le strade, ma evidentemente col tempo abbiamo recuperato l'amicizia e i bei ricordi che ci hanno accompagnato per quei 15 anni. Siete cresciuti insieme anche in maniera dal punto di vista imprenditoriale? Assolutamente sì, abbiamo iniziato insieme da zero e poi la cosa man mano è cresciuta, ci siamo un po', come dire, supportati nel percorso di crescita che abbiamo avuto poi legato a tutta l'attività lavorativa, che poi è stata anche, ovviamente, inevitabilmente anche una storia di amicizia. Dottor Fontana, realtà come Ad Maiora, che importanza hanno nell'ambito appunto della produttività della nostra zona? È un'azienda che festeggia i 20 anni, è un'azienda che sta in piedi nonostante tutto, in direzione ostinata e contraria, riesce a pagare gli stipendi. Tra l'altro, in un'azienda tutta femminile dove c'è la parità di genere, anzi dovremmo mettere le quote azzurre a difesa degli uomini perché sono tutte donne. È un'impresa importante che sta facendo ricavi, sta facendo utili e ci dice che si può fare impresa anche in momenti così difficili. Avremo momenti migliori in futuro, ma per il momento bisogna dire complimenti a tutta l'organizzazione, a tutto lo staff, a tutto il management, a tutta l'organizzazione per quello che sta facendo, per quello che ha fatto e soprattutto per quello che farà. Auguri e complimenti per i prossimi 200 anni.